oggi sono venuta a parlare un po' della mia esperienza personale, quindi ho un po' raccontato quello che faccio sul web e non solo magari come la gente mi conosce, insomma, dal punto di vista televisivo, quindi ho un po' fatto conoscere l'altra parte di me. Il tuo social network preferito e perché? Adesso Instagram, perché è un pochino più diretto e poi mi piacciono tanto far foto, quindi è la cosa che mi diverte un pochino di più. Prima era Twitter, che è un modo molto diretto per comunicare. Instagram e Twitter ci tengo particolarmente, quindi è una cosa che faccio direttamente io. E poi sul blog invece ho un gruppo di lavoro che mi aiuta, ma ovviamente insomma è tutto fatto con me. Ci tengo molto perché poi la gente si accorge se è un qualcosa di finto o un qualcosa che rispecchia realmente la persona. È brutto poi delegare ad altri cose che comunque riguardano anche la mia vita personale. Non do tanto consigli, non mi piace fare la maestrina di turno, ma cerco di raccontare un po' la mia esperienza, di quello che piace a me, e poi insomma se agli altri piace possono copiare, rivisitare, vedere. Io ho proprio iniziato quando abitavo a New York e lì sono un po' più avanti di noi. Già tanti anni fa usavano Twitter. Noi arriviamo un pochino dopo, però insomma stiamo andando col passo giusto. Molte aziende preferiscono investire proprio sui social piuttosto che con campagne pubblicitarie, cartelloni, giornali o TV. Bisogna anche adeguarsi a questo cambiamento.